Ciao Ciao belli! ragazzi, benvenuti Allora, in questo bentornati. nuovo, Però vabbè, in sì, questo ben nuovo arrivati. Let's Play. Come vedete, Until Dawn, ossia un gioco horror, ragazzi. Esatto, preparatevi a vedermi Strilli. saltare. Esatto. Cioè, in realtà non lo so perché non ho letto niente io su questo gioco, Io tutto quello che perché so l'ho troppo tenuto per paura. me. Le ho solo detto, e lo dico anche a voi, che è un gioco horror, un'esclusiva del primo ciclo vitale, insomma, della PS4, quindi un vecchio gioco che forse alcuni o molti già conosceranno, ma lo portiamo sul canale perché è una sorta di Detroit, in base, come approccio, ma horror. Esatto, Quindi, io ho insomma, preparato vedremo. anche il cuscino Tattico, sì, per antipanico. jumpscare, invece di azzannare lui. Bene, E quindi detto nulla, è il tempo questo, di partire, ma prima sigla! sigla! Eh sì, la sigla ci ha spostato un po' in giro, ma speriamo che sia l'inquadratura migliore per il gioco, insomma. Bella Eh sì, dobbiamo vedere bene. la schermata Sì, iniziale. inquietante ma bella. Anche il cranio sotto la sabbia che scorre, insomma. E tiranno. Allora, ora, prima di partire, ovviamente setterò tutto in modo da avere i sottotitoli, questo e quest'altro, tutto perfetto. E nulla, solo questo. Until Dawn, che potremmo dire tipo fino alla fine, fino al mattino in alcuni casi. L'effetto farfalla, l'impercettibile battito d'ali di una farfalla oggi può provocare un devastante uragano a settimane di distanza. Sì, ne parlava pure quel film che ho blastato in un video. Non uno dei miei preferiti, insomma, anche se l'idea del butterfly effect è sempre molto bella. La più piccola decisione può stravolgere il futuro. È troppo allegro però per questo. Giusto. La più piccola Ma decisione può no. stravolgere le tue azioni. Blasmeranno lo svolgersi della storia. Così è meglio. Era bello il parallelismo con l'ala della farfalla e Delle tutte le. venature. La tua storia è una delle molteplici possibilità. Scegli le tue azioni con attenzione. Attenzione, l'ho fatto apposta. Ho una casetta in campagna, che è un classico. Anzi, dei film horror. Bene, Ecco. un simpatico macete. Oh mio Dio, non posso credere che tu l'abbia fatto davvero. Non pensate che sia uno scherzo un po' crudele? Andiamo. Se lo merita. Non è colpa sua se ha una cotta per Mike. Ah, ho fatto la prima mossa con lui. Mi prendo cura della mia amica. Solo perché è il capoclasse, non è che diventa l'uomo di tutti. Mike è il mio uomo. Io non sono l'uomo di nessuno. Come vuoi tu, tesoro. Sono Anna. Ciao. Lei Questo mi forse è vedeva. dopo? Cioè, oh, è No, no, lei si tutto vedeva prima. che stava alla finestra. Tan. Ehi, lo hai visto? Papà ha detto che saremmo stati su questo weekend. Ecco. Josh.
Ah, sono già io. Ma perché quelli stanno dormendo così? Beh, perché c'è alcol in giro, si saranno sbronzati. R2, tieni premuto R2 per raccogliere un biglietto, vai. Rosso Per per girare. ruotarlo. Anna, sei davvero sexy con quella maglietta, ma scommetto che lo sei di più senza. Vieni nella stanza degli ospiti alle 2, Mike. Quindi Forse sono le 2 di notte, ecco che comunque stanno a dormire. dovrò mettere il vietato sotto i 18 anni, Posso non lo essere so. io? Cos'hai in mente quell'ingenua di nostra sorella? No, Nostra non sarà meglio sorella. intervenire. Quindi sono un fratello, no. Due sorelle. Lì quella roba che brilla è chiaramente roba che si può interagire, esatto. Per guardarti attorno, sì, lo sto già usando. Questo è l'alcol. Sì, per Sì, la finita dirti di dirmi quanto tutto ora. siamo Ok, che tutorial. ubriachi. Jeremiah Craig, vabbè, abbiamo bevuto. Cristo, Josh. Ecco Come al perché. tuo solito hai dato il meglio di te. Mi sa che l'attore di Uomo cosa con è? le idee chiare. Forse dovremmo solo iniziare, sai, a baciarci e poi si vedrà. Ma hanno 13 anni. Oh, sì, così. Ma ha detto ballarsi, non... Oddio, si sta togliendo la maglietta! Oh mio Dio! Me? Che cosa c'è dato qui? Anna! Scusa, Anna! non dovevo Ormai avermi c'è solo visto. uno stupido scherzo. Merda. Siete davvero degli stronzi, lo sapete? Tanto di webcam, Anna! di GoPro, insomma. Ecco. Io spero che il tutorial compaia a breve, comunque. Trova gli altri, sveglia Josh. Ah, devo scegliere. No, Ah, trova gli ok. altri. Stavo cercando di capire, ho fatto sveglia Josh. Josh, ma questo è ubriaco, dove Ok, quindi ci sono proprio delle scelte, e queste sono. qualcuno fuori. Sono a fare uno Ecco. Anna! Senti. Che succede? Dove va mia sorella? Ah, sta bene. Non sa stare agli scherzi. Era solo uno scherzo, Anna. Insomma, Cosa avete fatto? stavamo solo scherzando, Beth, niente di serio. Che coglioni! Ragione. Anna! Anna! Ma almeno diglielo che c'è Dovremmo uno seguirla? scherzo. Penso che tu sia l'ultima persona che vorrebbe vedere ora, Mike. Vero? Dorian, premi il tasto azione corretto. Oh, ci Oh, sono i quick merda! time. Bene. Quadrato, quadrato! Oddio, c'era un rumore È strano. il timer. Veloce e cauta. Cauda. Hai detto veloce? Devi No, decidere più rapidamente. fede. Io ho un consiglio. Ok, però dimmelo presto. A Se, parte che il sì. gioco non so se si stoppa, eh. Ah, devo scegliere, segui il rumore o segui le orme. Beh, scriviamo le... Tu che dici, le Le orme? orme. Il rumore può essere qualsiasi cosa. Concordo, le orme sono sicuramente una persona. E lei al momento sta cercando... No, oppure un cervo. Stupidi cervi. Beh, sono le 2 di notte, fa freddo, quella è uscita senza giacchetto e senza niente, questo è un giro confuso, però. Ma dove sei? Usa il Ah, ok, devo touch. sbloccare. Sì, per chiamarla o fare luce. Ah, fare luce. Anna! Sì, ho intuito, grazie. Vabbè, la prima puntata c'è appunto c'è È sempre il normale. tutorial. Anna! È pronto! Oddio. Servo. L1 per camminare più velocemente. Ah, ok. Sto tenendo premuto, si noti, questa è la camminata Comunque, bel normale. Infatti hanno messa in fuso solo per fare un primo piano sul infatti. Oh, culo. c'è una cosa là. Una Brava. scarpa.
Ah no. No, una statuetta. È una statuetta demoniaca del demonio, del... Abbiamo visto noi stessi totem morte. Come moriamo? Attenzione, gli eventi del passato, profezia del totem, Nero morte, la possibile morte della persona che lo trova. Le tribù indigene credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e premonizioni. Ogni pezzo di totem predice un possibile evento futuro, ci sta mettendo in guardia. Figo. Potremmo morire. Il modo in cui giocherai determinerà l'avverarsi o meno di questa profezia. Man mano che sbloccherai il totem, gli eventi del passato diventeranno più chiari. Guarda che vuol dire. Ci manca un pezzo. Per ora abbiamo solo questo. Ah, abbiamo solo questo evento frammento. Del passato. Ok, sono dietro le quinte di questo posto, mondo. Posto, casa, giallo, guida. Una scelta che devi ancora da fare. Allora, nero è morte, guida. La tribù indigena credevano che le farfalle fossero portatrici di sogno e premonizione. Ah, sei, è sempre quello. Sì. Perdita, rosso. Ah, ce n'è tantissimi. Ah, ok, pericolo. Queste sono tutte morte. Quindi forse sono tutti i personaggi che possono morire, quanti chissà. Quanti sono? Uno, due, tre, morte, quattro, guida. Cinque, sei. No, di morte ce ne sono sei. Vabbè, comunque. Allora, guida ci dice invece... O forse le molteplici morti una che possiamo fare. Che devi ancora fare. La profezia perdita di un amico, marrone. Pericolo. Minaccia di un futuro pericolo. E fortuna. Una profezia di fortuna. E invece l'uomo misterioso non abbiamo... Ah, quindi c'è un uomo misterioso. Le gemelle. Le gemelle. Vabbè, li scopriremo un pezzo per volta. Questo l'abbiamo trovato intanto. Ok, interessante. Comunque, questa cosa. Comunque noi guidiamo sempre lei, siamo sempre no, lei. No, tutti i personaggi penso che gireremo. Ah, vediamo. Intanto troviamo Anna. C'è una luce intanto da quella parte, però ne stiamo cercando Anna per ora. Abbiamo avuto una profezia di morte, quindi la cosa, infatti. Insomma, la consideriamo, perché di fatto... Lì c'è qualcosa, sulla sinistra? No, forse solo... No, era il riflesso della luce. È un po' scomodo. Quello è fuoco. Un lanciafiamme. Che diavolo era, giustamente? C'è qualcuno. Anna. Anna. Esci così. Anna. Tacci oh, tua. Dio, stai congelando. Ecco, prendi la mia giacca. Non sono stupida. Che scema. Oh. Il Predator, che vede così. Anna, aspetta. Corri, Anna! Vai, cellulare perso per sempre, bene così. Oh, Cristo santo! E ci siamo fermati, che c'è il burrone? Beh. No! Non mi dici che sono morto. Ah, ecco. Noi abbiamo una profezia di morte, questo c'è un quick time. Resisti! Sono pronto. Che cos'è? Ma secondo me è uno che ti vuole aiutare. Aiutarci. No. Lasciati cadere o lascia Anna? Lasciati cadere. No, ho visto che muoio se mi lascio cadere. Sì, l'ho fatto. Muori lo stesso. Se ti lasciavi cadere c'era un peso diverso, forse. E comunque fai tu, lasci cadere tua sorella così. L'analista. Oh, siamo in due tempi. Bene, ragazzi, ho già fatto morire due persone intanto. Così. Facendo una cosa orrenda, lasciando cadere mia sorella. Infatti. Prima di iniziare... Vorrei essere sicuro che tu capisca alcune cose. Nessuno può cambiare quello che è successo. Il passato va oltre il nostro controllo. Devi accettarlo per poter andare avanti. Ma questa rivelazione racchiude la libertà. Quello che fai, le decisioni che prenderai d'ora in avanti apriranno le porte per il futuro. Voglio che lo ricordi mentre giochi la tua partita.
Ogni singola scelta influenzerà il tuo destino e quello di chi ti circonda. Ok, hai deciso di cominciare questo gioco. È importante. E io voglio aiutarti a comprenderlo. A volte queste cose possono fare paura. Ho perfino terrore, ma io sono qui e farò in modo che tu possa sempre trovare un modo per farcela. Questo non mi convince. A prescindere da quanto siano penose. Ti dovrebbe rassicurare. Okay. Inizieremo con un semplice esercizio. Potresti prendere la carta? Ma sapete dove. Ora osserva la figura sull'altro lato e dimmi che cosa. Probabilmente trovi. Influenza. È essenziale che figure. Tu risponda onestamente per trarre il meglio da questa esperienza. Mm-mm. Posso. Sì. Ah. Wow. Col guanto, questo per non farci capire chi è. Spaventa. Ok, spaventapasseri. Inquietantino con un tanto di uncino, un campo di grano, cosa? Ok. Una fattoria di. Ok. Come ti ha fatto sentire quella figura, onestamente? Un po' inquietante. Beh, a disagio, cioè, insomma, il coso, felice, chiaramente. No. Ok. L'onestà è un bene. E qual è la cosa che ti innervosisce? Il coso. Lo spaventapasseri. Capisco. Facciamo finta che lo spaventapasseri non ci sia. Ti sentiresti a tuo agio in questo posto senza altri per un certo tempo. Una settimana, per esempio. Decisamente. Una settimana. Certo. Vabbè, stai in grano turco, cose. Giornata solare. E se io ti dicessi che questo c'era infestato. Ma a te non ti importerebbe? Beh, oddio. Starci da solo, uno sciare infestato, un po' di paura ce l'avrei. Sì. Ah. Ok. Sento che soffri di una paura significativa del. Guarda i quadri dietro. Soprannaturale. Bene, ciò che si nasconde dietro il velo della morte, dopo tutto, è l'ignoto assoluto. Non credi? E cosa infonde più paura del terrore, dell'incertezza? Tu. Ricordalo, per favore. Questo è solo un gioco. Purtroppo il nostro tempo è esaurito. Ma ne riparleremo molto presto, ok? Ok. Cioè, non so se è proprio la cinematica, insomma, dell'espressione facciale. Il fatto è che le espressioni facciali sono comunque vecchiotte. Esatto, però è inquietante. Ecco. Allora, devo dire che io ho fatto morire lei solo perché ho avuto il presagio di morte, quindi ho detto se mi lascio cadere muoio. E forse proprio invece mi volevano spingere a quello, esatto. Probabilmente. Tu devi pensarle come se non vedessi questi presagi. No, non è vero, se lo trovi l'hai visto. Va bene, però proprio perché l'hai visto potrebbe condizionarti. No, è chiaro che ti condiziona proprio perché l'hai visto. Infatti ho fatto quella scelta proprio perché l'ho visto, perché ho detto ok, se devo morire per forza facciamo morire solo tua sorella. Sì. Per quanto lei era, insomma, uscita apposta da sorella. Appunto. Gli indiani, giusto, perché ci sono i totem. Giusto. Per la serie mettiamo dentro qualunque cosa. Faccio i piazzi, gli indiani, due totem. Però non sappiamo ancora nulla della storia. Che bello. Io finora ho un'atmosfera di gaudio e tranquillità. Beh, sì, no. Bella stessa, bella falena. Sì, i titoli di testa sono molto belli. E
Sicuramente ci sono stati oggi quella. È il primo anniversario dell'orribile tragedia che ha avuto luogo sul Monte Washington. Sceriffo Annie Klein, a capo delle indagini sul caso. Grazie dell'invito, Marty. Nostri ascoltatori, un aggiornamento su Anne e Beth Washington, le gemelle scomparse. Esattamente un anno fa le due Washington lasciarono la baita dei genitori e si avventurarono in una bufera di neve. Quindi andava secondo me le forze. Non ufficialmente, no. C'è un individuo che consideriamo come persona di interesse, ma al momento non sappiamo dove si trovi. Ha un precedente interessante con la famiglia Washington. Li abbia messi in guardia dal proseguire il loro progetto edilizio, sostenendo che la terra fosse sacra per i suoi avi. Sappiamo che sulla montagna c'è ancora il vecchio sanatorio. Potrebbe nascondersi lì? I miei uomini hanno ispezionato la zona. Ragazze non avrebbero mai potuto raggiungerlo. Qualcosa su quella montagna sembra attirare tragici eventi. Più di quanto immagini. Grazie per essere stata con me. La sera a Bagli Washington, Melinda e il figlio Josh, per l'anniversario della misteriosa scomparsa di Anna e Beth Washington. Salve amici e spettatori. Aspetta, la rifaccio. Mazza, pensa. Hai visto chi è lui, l'attore, sì, quello di Robot? Bene. Sto riconoscendo i vari attori. Amici e spettatori, è davvero fantastico rivedervi tutti anche quest'anno. Per prima cosa voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Dunque, per cominciare vorrei parlarvi un attimo di una cosa che forse sapete già. So che siete tutti preoccupati per me e so che sarà difficile per tutti noi tornare qui dopo quello che è successo l'anno scorso. Però voglio solo che sappiate il fatto che siamo qui per me significa davvero molto. E io so che Anna e Beth sarebbero proprio felici di vederci ancora insieme, di sapere che le pensiamo. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. D'accordo. Ok, perciò voglio che sia una festa davvero sfrenata, va bene? Questo viaggio non lo scorderemo facilmente, ok? Sì! Certo, questo, che stronzi, quelle erano le padrone di casa e gli hanno fatto sto mega scherzo. Lui era quello ubriaco. Esatto, Josh. Infatti ha detto, che ha fatto mio fratello, se senti una frase del genere. Tornano gli ottimi titoli iniziali. Sono molto incuriosito, devo dire. Sì. Cioè, non che l'inizio, la parte giocata mi abbia entusiasmato, però abbiamo degli elementi interessanti. Molto, cioè, non lo so, ho paura che ci butteranno dentro tante cose un po' magari strane tra di loro. Però magari è solo un presagio, ecco. Blackwood Pine, Wayward Pine, la serie, ti ricordi? No, era un Wayward Pine, tipo una cosa del genere. Mi ha fatto pipì. Memento Mori. 10 ore all'alba, Until Dawn, appunto. Quindi ora siamo con lei? Un'altra volta? Di nuovo, così vicino. Attenzione. Sam, la migliore amica di Anna. Premurosa, avventurosa, diligente. Ah, quindi abbiamo degli elementi che ci dicono un po' il carattere di questa persona. Ehi? C'è nessuno? Attenzione, qualcuno che si nasconde. Sentiero per la stazione della funivia. Sì, no. Tende voce 21.02. Quindi ho il sospetto che all'alba finirà tutto. Ma finiamo questi messaggi al lato? Mi sa che li devo disabilitare io, eh? Vabbè, però li teniamo, che ancora non siamo abbastanza pratici. Magari ci svelano qualcosa che non sappiamo. Ah, ecco, gli oggetti che brillano, sì, l'abbiamo già visto. Oh, cosa? Il cancello non si apre, scavalca, mazza. Da Josh Washington,
Hamilton, attenzione, inviato a Chris, indicazioni. Ah no, vabbè, ok. Scendi al capolinea, prendi lo sbrindano. No, stava a finire. Ok, semplici indicazioni. Lui giustamente l'ha preso. Stella, lo sappiamo già che non si apre. Oddio, che roba. Cerchiamo di non morire pure con te in 2 secondi. I punti di interesse sono molto evidenti. No, sicuro, non c'è fretta perché dobbiamo rischiare di cascare. Ok. Mazza che ansia. È il tempo. Questa non si arrampica mai nella vita comunque. Salti in piedi, ma perché non te siedi? Ah, bravo. Continuiamo a essere seguiti da qualcuno che però ci ha superato. Esatto. Attraversato il muro O così. è più di una persona. Uno squirrel. Quando dico non muoverti. Hai Ah, fame? figo. Devo stare immobile. Vibra anche il pad in contemporanea. Figo il fatto che te lo fanno fare che te lo fanno fare con lo scoiattolo per cominciare, perché ancora l'ambiente, cioè, è tutto rilassato. Ah, c'è l'obiettivo. Carattere, figata! Onestà, carità, umorismo, coraggio. Ah, è pure coraggiosa, quindi le qualità migliori sono appunto quelle che ci aveva detto prima, Sì. curiosa. Ah, e le relazioni anche ci sono. E Che devi l'obiettivo sta parlare, sotto. Dirigiti alla stazione della funivia. Ok, devi voi riuscite a parlare vedere con. tutto tranne il nome, ragazzi, che è Sam. Sì, io direi di Forse ci spostiamo spostare dall'altra parte, sì. di Che là. dici? 3, 2, 1. Eccoci. Qui torna, non c'è niente, vabbè, tanto ce lo fa vedere. Va bene, grazie, grazie. Passo svelto con L. Ah, guarda un totem indiano. Leggiamo. Ah, le farfalle. Oh, Popolazione indigena e profezia delle farfalle. Le tribù che un tempo abitavano queste montagne credevano che le farfalle fossero portatrici di sogni e possibili profezie. Il colore della farfalla indicava la natura della profezia, morte. La farfalla nera pronosticava la morte del sognatore. Pericolo, la farfalla rossa metteva in guardia da eventi pericolosi, perdita. Le farfalle marroni però annunciavano una tragedia riguardo gli amici. Guida, le farfalle gialle offrivano visioni di guida e supporto. Ah, quindi intendeva quello. Fortuna, le farfalle bianche portavano sogni di fortuna e buon auspicio. Quindi due Bene. buone su 5, con una decisamente brutta. Ecco, morte. No, è diverso il Todd. Ah, no, però. È sempre nera. Troverai, ma non fatti a forma raccogli totem. Oh, fammelo raccogliere. Scusate. Ho capito. Come lo raccolgo? Ah, devo aspettare. Stava bel Oddio, tempo. come moriamo? Nero? Quindi, No, uccello. ma Ah, un non è, totem ma è guida. Ah, è il giallo giallo. attorno. Ok. Ok. Perfetto. Quindi ci stava guidando. Che intendeva? È Che che dobbiamo dobbiamo seguire il seguire corvo. l'uccellino? Non Sì. era un corvo, era tipo. Non ho visto. Mi pareva un corvo. Che vuoi? Ah, mi stai di. Vedi? No, mi sembrava essere tipo il petto azzurro. Chissà se possiamo riguardarlo. Fammi vedere. Totem, sì, vedi un po'. Ripeti, non è un corvo, c'è il petto chiaro. Una Guarda, ma cornacchia. no, è tipo giallognolo. Comunque c'è l'uccello e poi c'è tipo Josh, forse. No, quello che ha fatto lo scherzo, mi pare. No, mi sembra Josh. Vabbè, comunque c'è una camicia da boscaiolo. E poi, attenzione perché abbiamo eventi del passato, ce n'è un altro pezzo.
trasformandoli in papà. Aspetta. No, ho sbagliato pulsante, scusate. Prima volta. Il passato va oltre il nostro controllo. Quello sarà lo psichiatra di qualcuno di loro. Quello lì che abbiamo visto, quello un po' inquietante, che parla con noi, gioco. Di quello che sopravviverà. Potrebbe. Chiuso, ovviamente. C'è uno zaino. La tua borsa è qui, dove sei? Non è che sei nella borsa? Grande battutone. Che cos'è che abbiamo qui? Cellulare. Dai, ma nessuno si separerebbe dal suo cellulare. Spia o chiudi lo zaino? No, scusa, ma perché spia? Devi vedere chi è. Cioè. E perché ha lasciato lo zaino là? Questo evento avrà conseguenze. Ah, guarda un po' chi c'è. Spia, intendeva spia. Allora no. Chris. Chris, ha una cotta per Ashley. Ashley è metodico, protettivo, spiritoso. Ancora mi sa che non la conosciamo. Mi hai spaventato. Scusa, sei la mia segretaria. Stava vibrando. Bene, ehi. Grazie per la notizia. Ora ci penso io. Questo non aiuta a livello relazionale. Guarda che stai metti chiaro, mi hai fatto vedere il cellulare. No, però quindi spia vuol dire spia. Ehi, ho trovato una cosa niente male. Cioè? Non te lo dico, devi vedere da sola. Vieni, di qua. Come si chiama? Proprio qui. Chris. Sam. Che roba. Ah, no, Chris. Aggiornamento di stato. Fammi vedere se relazioni. C'è anche Chris. Chris, sì. Onestà è scesa perché è curiosità è aumentata. Mi ha fatto diventare una persona peggiore. È sceso il rapporto con Chris. Guarda che sei pessimo. Piano piano. No, no. Vabbè, sì, non conosciamo, quindi sono errori che si possono fare, ma ora sappiamo che è proprio attenzione. È evidente quello che ci dice. Indizio trovato. No. Ah, ok, per fortuna. Manifesto da ricercato, trovato in stazione della funivia. Attenzione. Un manifesto strappato di un fuggitivo nelle montagne, datato 1998. Qualcuno non voleva che la gente lo vedesse. Milgram Victor, vedesse la faccia, quindi non sappiamo chi è. Ultimo indirizzo noto, Blackwood Pine. Ultimo avvistamento nel 1998. In che anno siamo? Non mi ricordo. E ricercato per incendio doloso di primo grado, quindi era il tizio, edificio abitato, oltre a varie minacce di morte. Chiunque abbia informazioni su questo pericoloso criminale contatti la polizia provinciale al più presto. Ok. Bene così. Bello. Secondo te il ricercato verrà a farci visita? Qualcuno deve averci pensato. Ta-da. Niente male, eh? Che cos'è? Andiamo, guarda queste bellezze. Beh, bellezze non è la prima parola che mi viene in mente. Cosa diavolo ci fanno? Ma ci fate vedere cosa? Cosa diavolo ci fa un poligono alla base di una baita da sci? Scusa, ma tu l'hai conosciuto il padre di Joshua? Sì. Lui si crede tipo Grizzly Adams. Vuoi provare? No, fai pure tu, Grizzly. Bene. Andiamo. Oh. 21:11. Sto per controllare lui? Sì. Questo ci sta dicendo come si gioca fondamentalmente. È come si spara. Eccolo. Tra l'altro c'è un'ora per mirare, quindi insomma non puoi sbagliare. Wow, bel colpo Tex. Grande, sono un duro. Secondo me è un chiaro caso di fortuna del principiante. Non credo proprio, ragazza. Guarda, chiunque potrebbe colpire una bottiglia tanto grossa da così vicino. No, no, no. No, no, no. Non si spara allo scoiattolo. Non si spara allo scoiattolo. Questo sicuramente rovinerebbe ancora di più il rapporto. Bel colpo. Ti ho appena fatto il culo.
Ehi, cecchino, arriva la funivia. Aspetta, ci sto prendendo la mano. Dai, Chris, c'è la funivia. Aggiornamento effetto farfalla. Ora sono con Chris. Vediamo un po' il suo carattere. Onesto, caritatevole, umoristico. Sam è aumentato il rapporto. Hai visto? Perché se ammazzava per cosa si abbassava sicuro. Romantici, certo. Curiosità. Noi uno. Curioso Ashley, con Ashley e Josh ha il miglior rapporto. È amico di Josh, quindi lui. Ashley, certo, è innamorato di Ashley. Però magari è il suo amico. È stato friendzonato, chissà. Ma lui c'è una cotta. No, dico lui è l'amico di lei. Trovarsi qua su dopo un anno. Vero? Già, sono arrivata qui e tutti i ricordi sono tornati a galla. Lui era quello, un altro ubriaco davanti a Josh, sì, probabilmente, sì, visto sì. Che è anche un amico. Ora è aperto forse. Ehi, strano, è chiusa. Già, Josh voleva tenerla chiusa. Viene fuori la gente. Ha detto così? Quale gente? Ha detto che una volta hanno trovato qualcuno che ci dormiva. Accidenti. Ci basta. Ah, tu hai la chiave. Mi sta simpatico lui, sì, peccato sì. Che abbiamo spiato il cellulare. Deve essere molto dura per Josh. Ci credo. Io non so come faccia a tirare avanti. Io sarei a pezzi. Beh, vedremo di starla tutti vicino. Deve essere stata molto dura per lui. E non mi sembra affatto il tipo di persona che chiede aiuto. Vai vicino a lei, magari c'è un'interazione con lei. Ma di solito c'è il mega coso sbrilluccicoso. Sta arrivando la funivia. Vado dentro, stavo finendo di farli parlare fondamentalmente perché insomma. La cabina fosse più vicina. Dobbiamo aspettare. Questa è la casa. È l'hotel. Ah, era un hotel quindi. Veramente un corpo sani. Che posto strambo dove andare a vivere. Anche per dei rinconi. Hanno solo una montagna. Beh, solo. Mannaggia, infatti. C'è una piscina. Ah, ok. Telecamera, vediamo se è una certa, si vede qualcosa di strano. No. Però perché c'era prima la spa? Cioè, sta cosa è strana. Che qui ci sia la telecamera che indica. No? Rivedilo. No, è cambiata mentre lo guardavamo. È come se qualcuno si è accorto che stavamo vedendo, chissà. Chissà. Vedi, ormai è fissa. Però prima era sulla telecamera di una stanza, tipo una vasca da bagno. Però lui non se n'è accorto, tipo. Non si sa come, ma non se n'è accorto. Allora, è arrivato. Magari non gli dà importanza. Ma, volevo restare qui a schiacciare un pisolino, ma... Ok... Mi sta simpatico sto ragazzo. Questo è chiaramente quello simpatico che muore nei film horror. No, è per questo, serve per quello. Entra. È il ballo della scuola. Nel senso seduto? Si comincia. Sì, l'avventura inizia. Spero sia stata la scelta giusta. Perché? Sai, ritrovarci tutti insieme per l'anniversario. Josh sembrava davvero contento che ci ritrovassimo. Beh. Già, sì, è felicissimo. Credo di non averlo mai visto così eccitato per qualcosa. Bene. È difficile capire come sta. Ero un po' preoccupata. No, è stata una buona idea. Spero che anche gli altri la pensino così. Siamo tutti qui, no? Grazie, sei proprio un vero amico. Senti, basta, parlare del passato, godiamoci il viaggio. Sai cosa, hai ragione. Sai come ho conosciuto Josh? No. Ok, eravamo in terza. Josh era in fondo alla classe, io in prima fila. Ci ignoravamo completamente. Poi il ragazzino seduto accanto a lui ha tirato il reggiseno a quella che stava seduta di fronte. Così l'insegnante l'ha spostato davanti, dove ero seduto io. Ok. E così sono finito dietro. Ma questo racconto ero accanto a Josh, e così ci siamo incontrati. Ma è una storia orrenda. Fino a oggi. Fatti l'uno per l'altro. Se non fosse stato per Ginny Simmons, che ha raggiunto la pubertà con 3 anni di anticipo, e se quel giorno non avesse indossato una maglietta che lasciava intravedere il reggiseno,
Chi lo sa? Potresti essere su questa funivia da sola. Proprio ora. Oppure potresti parlare con un'altra persona. Boom. Effetto farfalla. Ah, tutto questo era per sta cavolata dell'effetto farfalla. Ma va, Andrea, dici, ma che storia è? Oh, lo sai come l'ho conosciuto? Mi ci sono seduto accanto. Ma, non, ma perché mi dovresti raccontare una storia del genere? L'effetto farfalla. Sì, ok, che mi vuoi farlo spiegare, farlo più interessante. Jess, la nuova ragazza di Mike. Mike, fiducioso e riverente. Quello... Sicura di sé. Quindi quando fa così, forse noi controlliamo un personaggio. Oh, cavolo, cavolo. Arriva qualcuno. Vediamo. 21 e 17. È quella che ha fatto lo scherzo che dice Mike è solo mio. Jess, carattere onesta. Carità, no, quella lì che ho organizzato mi sa che era quella là. Non lo so chi era, perché i nomi non li sapevamo. Umorismo, coraggio. Certo, c'era l'umorismo spinto, quindi. E ha rapporto con Mike, giustamente Matt, che non conosciamo. Non conosciamo. Matt, cioè... Vabbè. Quindi le gemelle sono delle cose che ci aiutano a capire cose su che fine hanno fatto con le due ragazze. Anche perché, scusa, se sono cascate e sono morte, perché nessuno ha trovato i corpi? Sono cioè, scomparse. L'avranno cercate? Ma sono scomparse. Cos'è stato? Jess, ehi! Hey. Jessica, siamo qui! Vi piace farlo in posti strani, per caso? Siamo rimasti chiusi dentro. Potresti farci uscire? C'è un pulsantino. Favore. Cioè, ha dei tempi di latenza che mi danno un po' fastidio. Me la sono vista brutta, altri 10 minuti là dentro e avrei iniziato a mangiarmi una gamba. Ah, che schifo, Chris. Guarda, io ho un sacco di carne addosso. Questi qui sono tutti muscoli. Sì, certo. Ehi, Chris. Faccio come mi ha insegnato Sam. Considero gli affari personali degli altri come i miei giocattoli personali. Non fare lo stronzo. Accidente. Sembra che qualcuno abbia una cotta per il nostro caro amico, nonché capoclasse Michael Monroe. Cioè, per una cosa ci siamo giocati due cose. Può avere la nostra Jessica, eh? Chissà. Spiega. Mike e Emma hanno rotto. Ora gusta con me. Wow, tragedia. Non direi. Tutto facile, fuori Emma, dentro io. Questa mi sta già antipatica. Va bene, vediamo di salire alla baita. Ne ho abbastanza di tutta questa natura. Voi andate avanti. Io resto qui ancora un po'. A vedere se arriva qualcuno. Sì, lui. Cosa? Ma no, dicevo chiunque. Ah. Sempre. Vabbè, il suo fidanzato. Cioè, chi lo aspetterebbe al freddo e al gelo non lo so, io. Però. Che bello. Fermarmi a ammirare queste cose. Sì, è vero, è bello. Ma non potevano costruire la baita accanto alla stazione d'arrivo? E questa, della... questa era quella antipatica, esatto. Emily, l'ex di Mike. Ah. Intraprendente, persuasiva e intelligente. Non credo che sarebbe stata così pittoresca. Matt, il nuovo ragazzo di Emily. Quindi ora lui sta con lei. Determinato, ambizioso, attivo. E non c'è mai un facchino quando serve? Questa è ancora più stronza. Infatti, mamma mia, donne di sto coso... Vabbè, sono pure adolescenti, quindi ci può stare che siano dei coglioni, almeno nei classici film americani. No, dire, mi sento a disagio. Oh, capito. Sarà strano ritrovarci di nuovo tutti lassù. È colpa tua. Infatti. Sarà una normale scampagnata. Voglio dire, cosa pensi che... Gesù! Mike. L'ex suo... Intelligente, motivato, ex persuasivo. Emily. Ex di Emily. Ragazzi, che sta attualmente Michael, con quell'altro. Davvero, avreste dovuto vedere le vostre facce. Cazzo, mi viene da prenderti a pugni. Non male. Mike, sei un idiota. Dai, ragazzi, siamo amici o cosa? Niente violenza, dobbiamo solo divertirci. Siamo in una foresta, è paurosa. Su, entriamo nello spirito della situazione. Lo spirito della situazione? Sei scemo o cosa? Cerco solo di strammatizzare, Non fare così. Così come? Così, come fai tu. Alla fine fai sempre così. Sdrammatizza però. Michael, lasciamo perdere, altrimenti questo weekend diventerà uno schifo generale. La situazione è strana.
e lo sappiamo tutti. Facciamo pace con questo concetto e andiamo avanti. Bravo, okay. Matt. Ho capito. Sì, non peggioriamo le cose. Bene. A posto? A posto. Adesso vi bacerete pure? Oddio, sì. Adesso ci baceremo con la lingua e... No, meglio che vada a dare un'occhiata alla famiglia. Ok, ci vediamo. A dopo. Pure questo sta già antipatico. Infatti stavano insieme. Sei tipo, perché era il quarterback, il capitano della squadra. Perché? Puoi portarli per il resto della strada? I bagagli? Sì, tutti quanti. Ah, perché? Devo andare da Sam. Ok. Scusa, è che devo proprio parlarle. Mi sono ricordata di una cosa che devo dirle prima che arriviamo lassù. Ma non puoi aspettare, ci siamo quasi. È importante. Deve parlare con lui, ovviamente. D'accordo. Lui lo sto facendo agire come bravo ragazzo. Va bene. Però non, okay. Non mi ricordo le sue caratteristiche. È importante. Ambizioso. Tutto quanto da solo. Però mi devi un favore. Scusa? Così siamo pari, no? Ci penso. Stai attenta. Ci vediamo su, tesoro. Grazie. Mamma mia, quanto mi sta antipatica. E lui. Da Merino che gli porta tutto. Vabbè, a parte stai già a portare tutto, mo perché te devi. Perché? Porta pure prima, che vuoi? Cioè, potevamo dire tipo, devo andare un attimo indietro, puoi andare avanti da solo, che ne so. Sto a fare un po' il pignolo, eh? Lo sto a fare. No, però. Ashley ha una cotta per Chris. Qual era Chris? Mo? Quello. Ah, quello biondo. Allora, pure lui ha una cotta per Ashley. Carino. Eccola subito. Questi fanno una finaccia. Baita degli Washington 21 e 32. Ah, oh. Possiamo vedere cose inquietanti, chissà. È tutto molto limitato. Lo sapevo io. Qualcuno sta diventando amichevole. È un po' troppo amichevole. Attenzione. Forse. Non si dice che ogni lasciata è persa. Questo era evidente, lo sapevamo, solo quel cretino. Sì. Oddio! Non ti volevo spaventare. Mamma mia, Matt! Oh, volevo spaventarti, ma spaventarti. Glielo dici o non glielo dici? Sono già pensato. Wow. Mi dispiace, Ash, davvero. Ok, sto bene. Cioè, non sono cavoli miei, tecnicamente. Non so il rapporto tra di loro. Menti non si... Vediamo il carattere suo. È una persona onesta, carità. Lui, come si chiama lui? Mike. Lui è Matt. E c'è già un buon rapporto e non hai un buon rapporto con Emily. E con Mike no. Quindi... mentiamo per lui perché magari quella è una situazione da niente o... però ti ha detto forse un po' troppo, stiamo diventando, forse stavano a baciare, però boh, non lo so, è onesta, è la seconda qualità che ha, boh. Certo, fai pure, vedrai che bellezza. Figlio di puttana! Sul serio, Em? Ma che cazzo? Dai, non è come sembra. Non è come sembra? Forse... Con Em non è mai come sembra? Sembra? Mai? Non lo so, io... Oh, maledizione! Matt! Vabbè, però sei amico suo. Cioè, io l'avrei detto a mio amico. Magari lo potevamo preparare un attimo. Gli dici, guarda... C'è sta cosa. Però, insomma, te incazza, se... Non sta a succedere niente, non è che gli sta a infilare la lingua in bocca. Comunque, 21 e 41. Controlla il telefono, leggi... No, controlla questa che si mette a leggere questa. C'hai i mutande che gli escono dai controlli. Dimmi che non l'hai fatto davvero. Tieni le mani bene in vista, ti abbiamo circondato. Ma chi sono io per reagire? Quale altra scelta ha questa povera ribelle se non di arrendersi alla rude guardia militare che è venuta sin qui per prenderla in custodia? All'attacco. Anche se lei forse è più tipo che corre. Beh, non saprei se la metti così. Vai. Avrei fatto quasi sbagliare apposta. Grandioso. La pagherai. Povero, io lo so. Ah, c'è la dove ci stai nascondendo, piccolo?
cartolina. Mazzo, stiamo a umiliarlo. Ehi! Oh, ecco! Ma è una cecchina lei, capito? Lui è un... Eccolo. Questa era una guida. E quindi era lui. Attenzione, quindi ci sta dicendo dov'è. Ehi, Mike! Ok, mi hai pregato. Va bene. Boom, shakalaka. Cosa ci stava guidando per cosa questo? Cioè, eccoci. A volte non fare nulla è la cosa migliore da fare. Aspettiamo. Perché nella guida l'uccello se ne andava, se no dovevi colpire l'uccello. Povera Stella poi, tra l'altro. Mi sbaglierei. Aspetta. Ok. Basta. No, tesoro, ancora, finché non cadrai. No. Ecco, finito, tutto fatto. Allora sono caduta. Non direi. Bene, caso lo sapresti. Ma che vabbè, dialogo vabbè. È? Ehi, sbaglio o ti stai dichiarando sconfitto? Sei una degna avversaria, Jessica, regina delle palle. Ok, è un titolo un po' ambiguo. Mia signora. Ovviamente lei è uno che bacia. Anche se sarebbe stato divertente dargli una pallata in faccia, devo dire. Wow, tienimi un po' per dopo, tesoro. Non resto mai senza. Che dialogo. Mamma mia, sì. Come i film horror d'oggi. È un posto fantastico. Già, potrei anche restare qui per sempre. A patto che ci sia anche tu. Per dei baci infiniti. Dai, sono mutandine quelle di casco. Mi sembra una cintura. Beh, più o meno. Ma è più alta da una parte e più bassa dall'altra. Allora, ragazzi, come sempre la prima puntata è un po' più lunga insieme all'ultima. Perché è un'introduzione. Esatto. Io vorrei almeno far arrivare a casa, però ora vediamo, insomma, anche... Cioè, per darvi una puntata in cui succede qualcosa. Perché sennò conveniva tagliare la morte dei due... Oh! Mi sa che è finito il capitolo, forse dopo questa sessione. Ci si rivede. Come ci sentiamo? Durante la nostra ultima seduta abbiamo stabilito che hai timore delle cose che sono morte o non morte. Che vuol dire? Questa volta cercheremo di comprendere le radici della tua ansia. Prendi il libro e sfoglia le pagine. Vedrai una serie di foto e di simboli. Voglio che identifichi quale immagine di ogni serie ti mette più ansia. Ok. Mette più ansia lo sguardo di lei, devo essere sincero. Tra sti due. Certo, lui intende... Ah, aspetta. Ah, ok. Questa è una serie. La folla o gli aerei? A sto punto. Poi viaggio tranquillo, però. Se c'è la folla, perché mi dovrebbe far venire ansia? Oddio, a sinistra. All'altezza c'è le vertigini. Sono vertigini, sono tutti buoni così. Vai, io invece gira. L'altra. No, l'esercito. Io col fatto che le ho prese e misurate. Se sono velenosi, può essere. No, però un ratto. Pensate quando ti trovi un ratto in casa, come reagisci? Dai, sì, ratto. Poi basta. No, era divertente. È vero. Ah no, ok, stava a scrivere. Pistola, coltello. Anch'io coltello. Non so perché. Vabbè, perché è più. Cioè, non è immediato, la pistola spari, punto e via. Ratto, scarafaggio. Scarafaggi. Tu scarafaggi, io. Oddio, però non lo so. È tosta questa, perché lo scarafaggio. Uno scarafaggio è un conto. Poi ti se trovi davanti un sacco. Se è una cosa, se è una blatta. È forse la stessa cosa, no? Scarafaggio, blatta in Italia. Insomma, è difficile questa. Faccio scegliere la black. Scarafaggi, cioè a me la blatta. Che per me alla fine senso. Il ratto forse di più. Sì, sì, vabbè, questo prende appunti senza guardarci. Clown o spaventapasse? Beh, clown. È un classico il clown, dai su.
Queste sessioni con lo psichiatra mi ricordano molto Silent Hill Shattered Memories, uno dei pochi giochi che non riesco a ritrovare per Wii, ce l'avevo e l'ho venduto, mannaggia a me. Sempre horror. È un Silent Hill, quindi sì, però c'erano proprio queste sessioni dallo psichiatra che influenzavano il gioco in successione, quindi credo che abbiamo preso spunto da quello. I corvi o le viscere? Beh, le viscere, che domanda è? Un corvo, un uccello? Beh, oddio, se trovi un cuore di a terra, un po' schifo te farà. Mi spiace. Hai avuto paura. Ma che psichiatra è questo? Stai lì che fai il lavoro, bam! Ti fa spaventare. Perché è pazzo pure lui, lo vedi? Velocizzarti, più ti affidi ai tuoi istinti, più oneste saranno le tue risposte e più istruttiva risulterà questa esperienza. Vedi che pazzo. È il tempo. Scarafaggi. Ragni. Mazza. Tra i due, sì. Beh, il ragno dopo morte, quantomeno. Ma forse un ago. No, paradossalmente, sì. Perché viscere non è che tutta sta cosa. Oh, dai, un po' su. Che lo devi fissare sempre. Clown ancora. Clown. Lo zombie non è inquietante, è uno zombie. Clown è inquietante. Lupo, no, povero lupo. Il lupo è così buono. Così bello. Temporale o aghi? Aghi. Ah, no, fulmini tra l'altro. Continuiamo su aghi qua, sento l'ecco che non mi cambia troppo. Molto interessante. Grazie per aver risposto con diligenza. Sì, è proprio inquietante. Clown, aghi. Che combinazione all'aria di un allegro venerdì sera. Lui è molto inquietante, è volutamente inquietante. Sì. Ancora una volta, temo che il tempo sia finito, ma ne riparleremo presto. Ma perché non cambiamo analista? Di corsa, e pure. Perché siamo andati da questo? Poi sempre di sera ci va questo analista, ci dà l'appuntamento tipo a mezzanotte. Negli episodi precedenti. Ma che cos'è di Until Dawn? Ok, suppongo che dopo questo chiudiamo la puntata, sì, cioè pure negli episodi precedenti. Ma no, questa... Era solo uno scherzo, Anna. Quindi quella era la prima puntata, tipo. Sì. Per prima cosa, voglio dire che sono super contento di dare il benvenuto ai miei amici all'annuale vacanza invernale a Blackwood. Quello che voglio fare è passare del tempo con tutti voi. Voglio condividere momenti che non scorderemo mai, anche in ricordo delle mie sorelle. Devo andare da Sam. Figlio di puttana. E così sono venuto. Ero accanto a Josh e così ci siamo incontrati. Mica. Effetto farfalla. Che brutta quella linea di dialogo, è proprio brutta. La montagna oscurità si ogni volta che ci salgo. Anche a me. Oh, Josh. Ci stoppiamo proprio così. Pensieroso, senza premere X. Affettuoso. Esatto, complesso. Tegrito, allora, ragazzi, che dire, a parte sì, se un horror è uno di quei brutti horror con dei pessimi dialoghi, ecco, brutto in quel senso, nel senso tipo sì, la horror, regia non è non è una delle migliori. No, non tanto la regia quanto la scrittura, insomma. Sì. E vedremo, ovviamente, perché ancora non abbiamo visto nulla. Sì, però forse è anche fatto apposta come cliché, sì, no? Sì, sì, esatto, il classico teen, il gruppo horror. Stupido. Sì, sì, ci sono tutti gli elementi del caso. E vedremo se diventerà più interessante, anche perché ancora di fatto è successa poca roba, quindi stiamo preparando la scena. E quindi ci si rivede la prossima settimana, come sempre fateci sapere nei commenti che ve ne pare. Esatto. Ancora Black non è morta di infarto, no, quindi... no. E chi tra i personaggi vi piace di più per adesso? Beh, al momento sono solo due quelli Sam simpatici, gli altri sono proprio una valanga di antipatie. Comunque sì. E nulla, alla prossima, ciao ciao, ciao.